Ciao, buongiorno a tutti. Quest'oggi farò una piccola recensione e spiegazione del funzionamento di questo depilatore a luce pulsata semipermanente della Imetec, lo Zero Pro Dual. Questo dispositivo della Imetec, lo Zero Pro Dual, praticamente è un depilatore che funziona con la luce pulsata, quindi non è altro che un flash che viene proiettato sulla nostra pelle. E cosa fa? Tende a ammazzare, diciamo, e a cuocere il bulbo pilifero delle nostre braccia, oppure dove abbiamo i peli. Ricordo che questo va bene sia per uomo che per donna, e grazie alla sua regolazione con un'intensità da 1 a 5 e al riconoscimento automatico della colorazione della pelle, può essere usato in qualsiasi parte del corpo. Dentro la confezione troviamo intanto una bella scatoletta, anzi una bella custodia rigida dove poterlo riporlo. Troviamo il libretto di istruzioni che bisogna assolutamente leggere perché ci sono delle precauzioni da tenere conto, dove vi è anche una piccola leggenda dove è, in base alla colorazione della nostra pelle e alla colorazione del pelo, abbiamo appunto la potenza giusta da impostare nel nostro epilatore. Quindi, se abbiamo una pelle molto chiara, potremmo aumentare la potenza del nostro epilatore, quindi arrivare da 4 o 5, quindi quasi il massimo. Anzi, il massimo è 5. Se invece abbiamo la nostra pelle che è piuttosto scura, dovremmo usare la potenza 1-2. Quindi dicevo, alimentatore e Imetec 0 Pro Dual. L'uso del bellissimo Imetec è semplicissimo, basta attaccare l'alimentatore alla presa qua sotto, premere il pulsante di accensione e si sentirà una ventola funzionare che serve per raffreddare il flash della lampada. Qua appunto abbiamo il flash con il sensore qua sotto del riconoscimento della pelle e un sensore galvanico qua. Il sensore galvanico è praticamente il contatto che lui sente della pelle. Se questo non dovrebbe essere perfettamente attaccato alla pelle, lui non farà il flash. Tra l'altro funziona in concomitanza con quest'altra parte metallica, dove noi andiamo ad inserire appunto il pollice qua dietro quando dobbiamo premere il pulsante. Potenza 1, pelli molto delicate. Potenza 5, come dicevo prima, pelli di colore bianco. Ci sono delle precauzioni, appunto, come detto prima, da tenere: nei tatuaggi o altre imperfezioni della pelle bisogna coprirle con una matita bianca o con dei cerotti bianchi. Il funzionamento abbiamo detto che è molto semplice: con questo si può selezionare la potenza, non si fa altro che appoggiare su una parte del corpo e premere l'interruttore. In questo modo sto premendo l'interruttore. Se io invece vorrei avere in modo fisso, come dice la Imetec, basta che tengo premuto, come vedete, l'interruttore e questo scatterà automaticamente. Cosa succede al nostro braccio? Ora non si vede. Praticamente il raggio di luce fatto dal flash brucia il follicolo, appunto il bulbo del pelo nel braccio, e quindi cosa fa? Fa sì che in modo che questo cresca molto più lentamente. Prima di farlo sulla pelle, bisogna in qualche modo prepararla. Per esempio, bisogna rasare la pelle perfettamente, lavarla, sciacquarla, ma risciacquarla solo con acqua. Solo con acqua perché non va bene qualsiasi tipo di crema, qualsiasi tipo di profumazione. La pelle deve essere perfettamente pulita senza nessun tipo di crema o detergente. Ricordo che questo è un sistema semipermanente, di permanente ancora io credo che non esista niente, ma seguendo delle regole scritte nel libretto di istruzioni, riusciamo a ritardare di molto la crescita del pelo. Quindi, leggere attentamente il libretto di istruzioni per le varie precauzioni da tenere e poi l'uso è semplicissimo.
Non fa male, come potete vedere, riesce a fare un trattamento benissimo. Bisogna andare sempre piano a gradini per poter coprire la superficie e coprirla soprattutto tutta. Quindi diciamo che i primi risultati si possono vedere già da un mese, se si fa un'applicazione nei 10-15 giorni, riusciamo già a intravedere qualche risultato. Quindi non posso fare altro che consigliare l'acquisto, perché è un prodotto da tenere assolutamente in considerazione. Ciao a tutti!